Settori Latina e Atletico Scauri hanno dato vita a una gara molto equilibrata, esattamente come ci si aspettava alla vigilia. L'arbitro d'amico di Roma 2 ha avuto il suo bel da fare a districare alcune difficili situazioni, ma ci sentiamo di promuoverlo a pieni voti. L'unica decisione che ha sbagliato è stata proprio all'inizio della gara, perché c'è stato questo impatto, questo intervento falloso da parte di Bulbuaga nei confronti di Stanziale, probabilmente con il ginocchio destro sul polpaccio sinistro, e da quel fallo non fischiato è stato poi generato il gol realizzato da Gaito, che poi si infortuni, abbiamo visto come. Successivamente qualche giocatore della Century ha protestato per questo calcio di punizione non fischiato a Di Pastena, ma in questo caso ci sembra che il direttore di gara abbia fatto benissimo a lasciar correre. Ci sembra pulito anche da questo replay, pare evidente l'intervento da parte di Stanziale sul pallone. C'è stato poi il provvedimento disciplinare del cartellino giallo preso da D'Amico nei confronti di Conte, che ha protestato in maniera abbastanza evidente ed è dunque stato giustamente castigato dal cartellino giallo. Poi Di Pastena con Stanziale hanno dato vita a questo acceso battibecco, che è stato però sedato subito sul nascere, anche se uno spettatore da fuori ha tentato di nuovamente ravvivare gli animi. In questo caso il direttore di gara non ha potuto far altro che estrarre il cartellino giallo per reciproche scorrettezze nei confronti dei due giocatori, che poi sportivamente si sono dati anche la mano. Successivamente c'è stato poi le proteste, anche in questo caso davvero plateali, che non potevano che essere punite dal provvedimento del cartellino giallo da parte del direttore di gara, e nell'azione successiva poi Angeletti ha commesso questo fallo molto vistoso, anche se non cattivo, ma soltanto con l'intento di interrompere l'azione offensiva da parte di Colacicco. Anche in questo caso D'Amico, vicino all'azione, ha giustamente ammonito il giocatore pontino. Il quinto fallo di Terenzi poteva costare cara la formazione della Century, ma in questo caso probabilmente Angeletti ha lavorato molto dal punto di vista mentale nei confronti dei suoi ragazzi, perché non sono riusciti poi, sono riusciti poi nell'intento di non commettere il sesto fallo, che sarebbe stato una mazzata, soprattutto sul 2-1, perché avrebbe concesso il tiro libero alla formazione ospite. E poi invece successivamente c'è stato questo calcio di rigore concesso, anche in questo caso ci sentiamo dire giustamente, perché l'intervento da parte di Colacicco, anche se tenta di interrompere la sua azione, ci sembra falloso. La sua irruenza ha generato il contatto con Terenzi, poi il calcio di rigore è stato concesso giustamente. Il direttore di gara è trasformato da Piovesan.